brevissime parole di saluto, un saluto molto cordiale che rivolgo a tutti voi, unitamente al ringraziamento per i relatori e gli amici che hanno accettato di partecipare a questo dibattito, a questa tavola rotonda, e un ringraziamento a tutti voi che siete intervenuti e, se mi consentite, essendo io Presidente del Consiglio regionale, in particolare ai colleghi consiglieri regionali che abbiamo incastrato chiedendogli di bruciare lunedì sera, notoriamente dedicato ad impegni politici. Questo è, dico con un po' di malignità, perché questa è una parzialità che mi consentirete di fare. Antonio Pia ha già detto qual è lo spirito dell'iniziativa: è quello di capire di più e meglio tutti assieme, è quello di sentire le diverse opinioni dei soggetti che hanno lavorato al master plan, le opinioni di coloro che hanno redatto il progetto, di coloro che lo hanno valutato in sede regionale, delle organizzazioni ambientalistiche che su questo e degli economisti e urbanisti che su questo si sono soffermati a livello di studio, di sentire magari l'opinione, spero che il tempo ci sia per qualche breve intervento di domanda o di considerazione, con l'obiettivo e con l'ambizione di uscire di qua non avendo risolto certamente i problemi, per questo sarebbe eccessivo, ma di aver contribuito per quello che ci è dato fare in 2 ore a migliorare la conoscenza che noi e che voi insieme abbiamo di questo problema. Migliorare la conoscenza che abbiamo di questo problema e, vista la partecipazione qualificata dell'uditorio, stimolare anche noi istituzioni ad assumere rapidamente, più rapidamente che non significa affrettatamente, assumere ruoli, responsabilità, iniziative che ci consentano di dare una soluzione al problema. Infatti il problema, le istituzioni possono fare le proprie valutazioni, devono fare le proprie valutazioni con la massima indipendenza e autonomia, ma devono essere una democrazia dialogante, una democrazia decidente, una democrazia operante, quella che non è consentito a noi istituzioni, in senso lato, al Consiglio regionale, alle amministrazioni locali, e ne approfitto per salutare l'amico sindaco di Arsacena, Piero Frigheto, che lui viene da lontano, e quello che non è consentito a noi amministrazioni, a noi istituzioni, è di non prendere delle decisioni. Dobbiamo fare le nostre valutazioni, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, ed è per questo che tempo fa io mi sono in qualche modo attivato, sentendo anche gli umori delle diverse forze politiche presenti in Consiglio, per richiamare il dibattito in sede istituzionale, per richiamare il dibattito in sede di commissioni consigliari. Mi pare che questo, al di là di un momento di nervosismo che fa parte della vita quotidiana, però sia stato positivo. Lo dico perché in quella sede, in sede di commissione, i gruppi politici presenti, da PDS a Forza Italia, dal Partito Popolare, la ENI, sono tutti quanti sono stati presenti nel dare un contributo. Adesso mi auguro che la risoluzione approvata in commissione possa consentire alla Giunta di fare dei passi avanti e di giungere ad una valutazione e ad un'iniziativa positiva. Abbiamo necessità però non solamente di esprimerci sul master plan, ma abbiamo necessità di aprire tra noi un dibattito più generale. È valida, sino a che punto è valida la legislazione urbanistica, ci consente la legislazione urbanistica esistente di varare un piano di sviluppo economico. La tutela dell'ambiente non può essere solo un fatto vincolistico, possiamo anche arroccarci sui 300 metri, ma se dopo i 300 metri facciamo tutti gli scempi possibili, non è quella una politica di tutela. La politica vincolistica serve per, come fatto provvisorio, ma poi dobbiamo fare azioni positive, dobbiamo fare i piani territoriali, comunali, provinciali, di coordinamento, dobbiamo fare le politiche territoriali. Abbiamo necessità cioè di avere un rilancio della programmazione, un rilancio della programmazione economica e sociale, un rilancio della programmazione territoriale, e chiedendoci, abbiamo necessità di chiederci se la legislazione che abbiamo, la legislazione delle 45 e le altre leggi, sono sufficienti a sostenere, supportare e stimolare questa programmazione territoriale. Abbiamo cioè necessità di porci con una attenzione particolare ai temi dell'ambiente che vanno tutelati, e un bene prezioso che va salvaguardato. Ma la salvaguardia non è fatta nel lungo periodo solo con misure vincolistiche. Le misure vincolistiche hanno un significato particolare, importante nel breve periodo, poi abbiamo necessità di fare politiche positive, di organizzare la programmazione del territorio, di tutelare il territorio, e in questo quadro di inserire politiche di programmazione, di sviluppo. E
questa sede certamente ci manca, ne sentiamo tutti la mancanza e sentiamo l'esigenza di avere una politica di sviluppo turistico, che non può essere un fatto meramente enunciativo, sino a che punto la politica turistica è un mix di interventi urbanistici e di interventi alberghieri, quanto dell'uno e quanti degli altri, sino a che punto la politica urbanistica ha bisogno di un rilancio su scala internazionale, che sicuramente il progetto La Costa Smeralda ha dato negli anni scorsi, sino a che punto abbiamo necessità però di avere delle politiche turistiche che, oltre a ragionare sul mix, sull'equilibrio tra urbanistica e residenziale e alberghiero, però si occupano di rilanciare una qualificazione dell'offerta, un'estensione dell'offerta, un'estensione della stagione, una formazione professionale degli operatori e quindi di creare quel circuito, di inserire la Sardegna in quel circuito di domanda internazionale e nazionale che possa realizzare valore aggiunto. Io con lei, gli amici, chiamo così perché Sarta è stato per un periodo anche in consiglio regionale, poi gli incidenti, il percorso cambiano le carte in tavola, non so se probabilmente per lui è stato molto meglio, visto le sofferenze che in questo periodo abbiamo avuto, dico guardando Piero Sandro, Pietro e Giancarlo e gli altri, lui sa che noi abbiamo, che nell'ambiente c'è un'attenzione al problema master plan, ma c'è anche una preoccupazione che loro conoscono di un eccesso di dimensione urbanistica rispetto alla dimensione alberghiera. Sarà un tema che salterà qui in questo periodo, è un tema che è stato un po' la pietra d'inciampo di tutto il dialogo regione consorzio Costa Smeralda. Speriamo che anche da questo punto di vista noi possiamo dare un contributo alla soluzione. Credo che se il dibattito di stasera ci consentirà di capire di più e consentirà alle istituzioni di avere la maggiore consapevolezza e maggiore confronto, credo che noi abbiamo raggiunto, siamo soddisfatti, un grande obiettivo. Mi auguro che al di là di questo le istituzioni, il Consiglio, la Giunta, le forze politiche e sociali sappiano riattivare un processo di programmazione non solo di tutela che è essenziale, che è precondizione essenziale, ma anche di sviluppo delle politiche territoriali, delle politiche ambientali, delle politiche turistiche, per contribuire a dare, senza enfatizzare, senza mitizzare il settore turistico che contribuisce per parte modesta alla formazione del reddito regionale, a dare comunque una spinta alla crescita regionale. Mi auguro anche che da questa iniziativa e da altre che potremo assumere, concludo così, possano derivare una spinta a iniziative collaterali. Abbiamo necessità, per esempio, di avere un osservatorio più aggiornato di quello che sta succedendo nel territorio, perché non vorremmo che mentre noi ci preoccupiamo, e giustamente, di quello che può succedere in Costa Smeralda, in altri territori succedano piccoli scempi, ma la somma di piccoli scempi fanno un grande scempio. Abbiamo necessità di sapere come sta girando la proprietà dei terreni costieri, non solo in Costa Smeralda ma in tutta la Sardegna, perché non vorremmo che le preoccupazioni che circolano di un inserimento di capitali sospetti e anche di provenienza criminale trovasse una grave conferma. Prima che questi fenomeni diventino allarmanti, credo che abbiamo necessità di prevenirli, di governarli e di controllarli e di svolgere politiche di prevenzione e di tutela. So che non ho risposto a qualche domanda, non mi sono espresso sul problema master plan come qualche collega provocatoriamente avrebbe voluto, ma il mio ruolo non mi consente in questa sede, ma neanche altrove, di fare moltissimi passi avanti. Il mio ruolo è quello di porgere a voi tutti il saluto e l'augurio che questa serata ci sia propizia. Grazie e buon lavoro.